con il sindaco di Lodrino, Bruno Bettinsoli. Volevo parlare con lei, sindaco, di quello che state facendo adesso per il comune di Lodrino, in particolare per quanto riguarda la pulizia del Parco Lembrio. Ma, toccare il Parco Lembrio è un tema molto, molto delicato, ma ne parlo volentieri. Noi certamente quest'area l'abbiamo affidata da anni a una cooperativa sia nella gestione che anche nella pulizia. È ovvio che è un ambiente molto bello, molto fruttato, soprattutto le giornate domenicali col bel tempo, però avvertiamo che la situazione purtroppo non è quella che vorremmo vedere. Persone non sempre rispettano quest'area e certamente dovremo fare di più. Oggi quello che abbiamo fatto è il massimo di quello che potevamo fare. Auguriamoci di migliorare soprattutto. Avete poi anche inaugurato un parco ad Invico. Raccontaci un po' la storia di questo parco, a chi è dedicato? Ma questo parco è prima di tutto quest'area giochi che noi abbiamo all'interno della frazione, che tra l'altro è composto non solo da parco giochi ma anche da un campo di calcio, poi abbiamo lì il campo calcetto, non campo, ma un'area, vuol dire. E qui all'interno di questo c'è questo parco giochi, l'abbiamo ristrutturato con un contributo regionale di circa 30.000 euro poche settimane fa. L'abbiamo voluto dedicare a padre Silvestro Bettinsoli, originario di Invico, soprattutto un nostro prete missionario che ha vissuto la sua missione soprattutto in Africa, Tanzania, Mozambico, per cui questo è un modo per ricordare una bella persona ma soprattutto un grande prete. E state cercando anche di fare tanto a livello di strade per rimetterle in sesto, per pulirle, per tenerle più ordinate possibili? Ma noi su questo, guardate, abbiamo certamente, al meglio non c'è mai limite. Noi abbiamo certamente investito in questi anni su del personale che svolge esclusivamente questo lavoro per la parte ordinaria. Poi ci sono delle parti straordinarie che certamente vanno fatte, le facciamo come sempre, soprattutto nella parte estiva. È un lavoro importante, costa parecchio, per cui dovremmo anche chiederci tante le volte se qualche aiuto non ce lo diano anche i cittadini. E il 4 agosto c'è stata la sfilata in onore ai caduti. Che importanza ha questa sfilata per Lodrino? Vabbè, noi la festa degli alpini soprattutto, che dura ormai dagli anni 60, quando poi nel 69 fu edificato il monumento in Pineta. È una tradizione che per noi è ormai parte della nostra vita, è importante soprattutto per dedicare agli nostri alpini, quelli che ci sono ma anche quelli che non ci sono più, ma soprattutto vivere 3 giorni in Pineta nel nostro parco degli alpini, dove si celebra la messa, dove c'è modo di risa e credo anche di vivere una bella 3 giorni in un ambiente aperto e credo molto bello. E a livello scolastico quali sono i progetti, le iniziative che vedremo fra poco, di cui ne vedremo i frutti? Ma certamente noi questa stagione è una stagione ricca di novità proprio vere, no? Per cui abbiamo appena aperto il nuovo asilo nido presso il centro multiservizi, è iniziato proprio in questi giorni e ovviamente per noi è una grande novità offrire un servizio totalmente nuovo a Lodrino. Per ora abbiamo 6 piccoli, ma andranno a 9, quanto è lo spazio che può contenere questa struttura entro l'anno. Questo per noi è un orgoglio, perché soprattutto abbiamo utilizzato fondi del PNRR per la realizzazione, ma soprattutto anche contributo di aiuti delle imprese, delle famiglie e anche di Fondazione Comunità Bresciana per realizzare la struttura interna. Per cui lo inaugureremo a breve e soprattutto lo dedicheremo a un altro nostro prete morto in questi ultimi anni, che è Don Giuseppe Ghidinelli, per cui un altro modo per ricordare un'importante figura anche che si è fatto onore in questi decenni. E invece per quanto riguarda la mensa? Allora, qui presso il centro scolastico, a noi ovviamente funziona già la mensa scolastica sia per l'asilo ma anche per le
la primaria abbiamo realizzato attraverso fondi PNRR più di 550.000 euro una struttura nuova ormai pronta che aprirà ufficialmente in questi giorni quando iniziano le scuole, e questo consentirà di avere uno spazio con più di 100 posti per i nostri piccoli, per cui potranno avere una nuova struttura collegata, e credo è una bella iniziativa che certamente aiuta le nostre famiglie, i nostri giovani famiglie, perché possano avere il coraggio di andare avanti a fare i figli, perché questo è il vero problema che dobbiamo augurarci che si risolva al meglio.